ci sono stati più dialoghi con la società, quindi io ho sempre detto, il Presidente aveva dato un parere positivo nella mia soluzione a rimanere a Pescara, io ho gradito e quindi la riconferma diciamo che è stata qua, diciamo verso novembre e poi dopo a gennaio, quindi perché c'è stato un periodo che potevo andare via a gennaio in una squadra, però poi il Presidente ha detto non ti muovi da qua, ti rinnovo il contratto, quindi su questo punto di vista io ero tranquillo. Siamo da pochi giorni, lo conosciamo pochissimo caratterialmente adesso, però come allenatore non è che adesso lo devo presentarlo io, c'è cioè, un allenatore che comunque di tutto rispetto, che ha fatto grandi cose in grandi squadre, quindi diciamo che partiamo da un'ottima base, da un ottimo punto di forza. E hanno fatto gli acquisti mirati subito, quindi hanno intenzione di fare delle cose fatte per bene, quindi perché è molto importante avere comunque una base già pronta per affrontare un campionato difficile come quello di Serie B. Cutolo. È Cutolo, è un giocatore fortissimo, formidabile penso, è un mancino doc, quindi speriamo che comunque ci possa dare una mano e un grosso contributo a livello di gol. Il mio ruolo è, lo deciderà l'allenatore se dove impiegarmi. Io sono a sua disposizione, quindi per quanto riguarda la parte tecnica, per quanto riguarda la parte nello spogliatoio, penso che comunque ho dimostrato anche nel corso degli anni precedenti che comunque posso dare una grossa mano un po' a tutti, da giovani e meno giovani. L'anno scorso è molto differente, perché l'anno scorso, in questo periodo qua, c'era la squadra l'anno scorso, su per giù, non erano arrivati tanti acquisti, quindi l'anno scorso si partiva da una base già che conoscevo già. Invece adesso vedo che questi ragazzi sono molto disponibili al lavoro, al sacrificio, che per un giovane è molto importante.